Con questo video tutorial vediamo come cambiare l'aspetto grafico al tema PAS 2011 o peraltro per estensione a qualsiasi tema WordPress. E quali sono i ferri del mestiere? Ovviamente al di là del tema e quindi essere amministratore del tema, quindi poter modificare i file style.css che è il foglio di stile, avere a disposizione un'estensione di Firefox che si chiama Firebug, di cui vedete già qua all'inizio nella parte inferiore la presenza, nel caso però non fosse ancora presente nel vostro sito, lo scaricate dall'estensione di Firefox, la installate e poi la trovate in Visualizza Firebug. Bene, la prima cosa che vogliamo fare noi è quello di cambiare ad esempio alcuni colori. Tutto quello che vediamo adesso come modifica del foglio di stile può essere trasferito anche ad altri ambiti, ad esempio cambiare il carattere, cambiare l'interlinea, lo spazio tra i paragrafi, i bordi, insomma tutte quelle proprietà tipiche del foglio di stile che possono essere modificate attraverso la modifica di qualche valore. Bene, adesso vogliamo modificare questo verdone peraltro che compare qua come e sfondo del menu principale orizzontale, compare anche qua come sfondo del footer, come colore di questo elemento che fin dei conti è un bordo colorato di 1 o 2 pixel, è il colore ad esempio dei vari titoli di livello 2 e 3, no? Questo è lo stesso verde scuro che c'è in Ultime Comunicazioni, Calendario Eventi, Benvenuti e altro. Bene, vediamo come fare. Allora, una volta che è stata aperta la finestra di Firebug, clicchiamo su questa icona opzione di Firebug e successivamente su Analizza elemento. Vedete che man mano che io sposto il mouse, nella parte inferiore cambia la vista perché è sensibile alla zona in cui io punto il mouse, sia per quello che riguarda l'HTML, zona in basso a sinistra, sia per quello che riguarda la parte del foglio di stile, zona in basso a destra. Quindi mi posiziono in corrispondenza di questo menu principale orizzontale, studenti, docente o altro. Vedete che si è andato a selezionare il div id top bar, clicco in corrispondenza di esso e vedete qua sulla destra, no, cancelletto top bar, che è il nome di questo div, con in particolare due informazioni sul colore: il colore del testo, che è espresso in valore esadecimale, cancelletto F0, 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 e il colore dello sfondo, quel verdone, vedete che è 004100. Benissimo, me lo prendo, CTRL-C e me lo vado a mettere nel mio blocco note come promemoria dell'esadecimale da cambiare. Ma con quale colore lo cambio? Ma qui era soltanto la nostra fantasia. Questo punta al verde, uno poteva farlo sul blu, sull'azzurro, sul violaceo, insomma, scegliete quello che vi pare. Bene, per fare questo utilizziamo un'altra risorsa web, che è un foto editor online che si chiama pixlr.com. È molto interessante perché ha molti degli strumenti che a noi interessano. Clicchiamo su Open o Photo Editor. Si apre questa videata. Noi in questo momento non andiamo a modificare un'immagine trasferendo direttamente al computer, vedete quanto è utile. Una cosa molto simile fino a poco tempo fa era il quotatissimo Picnic, che adesso non esiste più, e andiamo a cliccare su Crea una nuova immagine. In realtà non la vogliamo creare, ma vogliamo semplicemente utilizzare adesso lo strumento, quel box con gli strumenti, che vogliamo andare a vedere l'esadecimale ad esempio di un colore. Vogliamo stare, non so, poniamo sul viola, prendiamolo un po' scuro, un po' scuretto. Vedete che quando io vado qua a selezionare un tipo di viola, poi qua ho anche degli elementi che mi aiutano a sceglierne uno scuro come mi pare. Facciamo questo forse fin troppo, facciamo questo qua sperando che funzioni come contrasto, eh? Ricordate che mantenere buoni contrasti è una delle attenzioni di accessibilità che dobbiamo tenere ben presenti. Pigliamo l'esadecimale, CTRL-C e andiamo a sistemarlo qua nel nostro blocco note, cancelletto esadecimale
in modo da dire vogliamo cambiare quel colore là con quest'altro. Bene, torniamo adesso sul nostro sito, andiamo in amministrazione e esughiamo direttamente questa modifica. Dove andiamo a farla questa modifica? Andiamo in aspetto editor. Ci andiamo a prendere il foglio di stile style.css e magari ce lo selezioniamo tutto. Seleziona tutto, CTRL-C e andiamo col blocco Notice. Creiamo un'altra finestra di blocco Note, lo incolliamo, CTRL-V e adesso dobbiamo andarci a sostituire. Cancelliamo questo qua vecchio che era sbagliato. Ci potrebbe fare confusione, devo andare a sostituire il esadecimale verdone con quello sotto, quindi mi becco l'esadecimale senza punto e virgola, vado sul mio blocco notes dove c'è tutto il foglio di stile, modifica, sostituisci e cominciamo a dire trova l'esadecimale verdone e con cosa lo sostituisci? Con l'esadecimale viola. CTRL-C, andiamo qua. Scusate, ho sbagliato, sul blocco notes che contiene il mio foglio di stile, sostituisci tutto e abbiamo fatto la sostituzione. Tasto destro del mouse, seleziona tutto, CTRL-C come copia, torno sul mio modifica temi di WordPress, seleziono tutto, CTRL-V e andiamo a farci un bel aggiornamento. Andiamo a vedere se abbiamo ottenuto l'effetto voluto. Andiamo qua, nome scuola, vedete? È diventato tutto violaceo, quello che prima invece era verdino. Ripeto, poi c'è da controllare anche i contrasti con qualche strumento web. Se vi interessa, uno si chiama Contrast Analyzer, che vi consente di vedere se i contrasti testo-sfondo sono allineati con l'algoritmo di riferimento della legge stanca sull'accessibilità diciamo, delle applicazioni web o dei servizi web o dei contenuti web. Adesso facciamone ancora un altro, è un po' come un promemoria, anche se facciamo una piccola variante di controllo in diretta. E andiamo a cambiarci quelli verdi qui, che sono verdi chiari, che sono in pratica le parti riferite alla nostra al menu secondario e sono anche presenti nelle righe alternate delle tabelle. Facciamo un lavoro analogo, torniamo col nostro analizzatore, analizza elemento, andiamo a prenderci proprio tutto questo right sidebar, andiamo a vedere se qua c'è uno sfondo. Qui c'è uno sfondo sfumato, non mi interessa in questo momento. Qua non c'è, vediamo vedere dove potrebbe essere quest'altro. Qui non c'è. Magari nella classe colonna potrebbe essere, vediamo un po'. Questo è un background URL, per cui no, niente ancora, andiamo a vedere qua, eccolo qua, l'abbiamo beccato, vedete? Quel EEF6FE, benissimo, questo lo andiamo a cambiare, CTRL-C, ci andiamo a riprendere il nostro block notice. Lasciamo un po' di spazio giusto per ricordarci che è l'altro, ci mettiamo anche il cancelletto e andiamo a cambiarlo con un altro colore, che potrebbe essere un qualcosa tipo questo qua, però più chiaro. Bene, andiamo di nuovo sul nostro photo editor e andiamo a chiarire, a farlo molto chiaro. Potrebbe essere questo. Una cosa tipo questo, vediamo un po', andiamo a prendere, ma se vogliamo possiamo vedere anche in diretta l'effetto, prima di andarlo
a tenere per buono. Sapete come facciamo a vedere in diretta? Lo andiamo a sostituire qua. È molto bello fare il bagger perché ci consente di vedere l'anteprima dei cambiamenti. Eccolo qua. Fin troppo scuro mi sembrerebbe, tutto sommato. C'è il rischio che poi il contrasto non sia sufficiente. Allora andiamo a prenderlo un po' meno. Questo qua. Sarà che a vederlo sembrava decontestualizzato, sembrava fin chiaro, troppo chiaro, ma proviamo. Andiamo qua. Beh, in effetti forse fin troppo chiaro lo è, però un po' di distanza lo fa. Facciamo un briciolino di più. Non siamo mai contenti, insomma. Andiamo un po'. E qui vedete, agisco con questo qua, questo selettore qua. Magari questo qua ci piace ancora di più. Andiamo a vedere se cambia qualcosa. Quell'altro era troppo vicino al bianco. Insomma, così è già meglio. Direi così potrebbe quasi andare. Va bene, allora hai passato il primo controllo, non è ancora fatto, però il controllo dei contrasti, lo farei dopo. Guarda, io ti prendo qua e ti metto in block notice. Andiamo qua e lo andiamo a sistemare qui sotto, e sarà quello che diventa la destinazione del cambiamento di quel verdino. Riprendiamo nel nostro foglio di stile del block notice, quello appena modificato col violaceo, e andiamo a fare un bel sostituisci. Sostituiamo il verdino con quel violetto, quel rosa e rosellino, diciamo, che qua. Eccolo qua, Ctrl C, andiamo qua, Ctrl V, e diciamo sostituisci tutto per favore. Grazie. E andiamo a fare un nuovo seleziona tutto, Ctrl C, torniamo qua nella nostra bacheca e diciamo aspetto editor, e ritorniamo a piace il nostro foglio di stile. Aspettiamo che si visualizza, ecco qua, tasto destro, seleziona tutto, Ctrl V, abbiamo aggiornato adesso il file con quell'altro colore. Andiamo a vedere se ci funziona. Eccolo qua. Avete visto? L'ha preso anche qui, insomma, l'ha preso un po' dappertutto. Adesso non so se qua ho una tabella, non mi ricordo, però provare per credere, dove voi avete le tabelle avrete anche questa modifica. Insomma, stiamo già intervenendo su tutto un altro aspetto. Adesso vediamo qualcosa sull'immagine, magari ci accontentiamo di una e poi la stessa cosa lo faremo per le altre immagini di sfondo. Fondamentalmente abbiamo questa. E poi abbiamo queste qua, un pochettino più accese per il menu di sinistra. Vediamo la prima. Allora, ancora una volta, agiamo col nostro Firebug. E quindi andiamo in analizza elemento, ci spostiamo qua. Andiamo a vedere dove ci potrebbe essere quell'immagine. Qui in ULID, UL l'indicativo, l'indicatore, scusate, del tag, l'elemento della lista non numerata, vedete qua che c'è proprio quell'immagine che si chiama Middle Sfuma, ok? Vedete? Middle Sfuma, vediamo se riusciamo a vederla meglio. Qui, non si vede punto JPEG, ma è questa qua, Middle Sfuma.jpg. Benissimo, dobbiamo andarla a modificare. Allora ritorniamo al nostro foto editor, ma adesso usiamo in un altro modo, cioè ci andiamo ad aprire un'immagine dal computer. In questo caso io avevo già pronte le immagini qua in locale, che sono le immagini proprio del nostro tema. Andiamo a cercarci il Middle Sfuma, eccolo qua, questa qua, l'abbiamo aperta, mettiamo qua belle in mezzo, facciamo un bello zoom con Ctrl più, sono più o meno gli stessi comandi che esistono anche in Photoshop, e andiamo a fare un bel modifica. Seleziona tutto e lavoreremo qui dentro. Con quale strumento? Con lo strumento sfumatura. Andiamo qua di fronte alla sfumatura e diciamo dal bianco a che cosa? Non più al nero, ma volevamo una cosa tipo un violetto, no? Vi ricordate? Potremmo prendere grosso modo quel colore che abbiamo utilizzato qua, Ctrl C, per fare
Adesso qua però devo togliere il cancelletto, dica la verità, per fare quel tinte unito più chiaro, eh. Ctrl C, vado qua, Ctrl V. Direi che però è un po' troppo chiaro, facciamolo più scuro di sicuro. Potrebbe essere così, direi. Facciamolo così, poi magari leggermente più scuro lo faremo nel menu. Speriamo che poi tenga. Se poi vedete che il contrasto non regge, vabbè, quello lo modificate. Ok, l'abbiamo fatto. Adesso devo andarlo ad applicare. Mi metto qua all'interno, non sono riuscito perché devo fare in modo di puntare al modo che venga, si veda, ecco, vedete che si vede appena appena una riga dentro, che è una riga che mi dà la sfumatura. Poi rilascio e vedete, è diventata rosa. Poi posso fare due cose: o lo salvo cambiando nome, però se cambio nome devo andare poi a cercare nel mio foglio di stile tutto quello che si chiama sfuma, middle sfuma, chiamarlo, non so, middle sfuma 2, poniamo. Oppure lo cambio di netto e mi basta trasferire il file, perché se io mantengo lo stesso nome, il file con però un colore diverso, è ovvio che viene poi a essere, diciamo, caricato quello col colore. Siccome io di questo ho tantissimi temi, faccio più in fretta a salvare direttamente con lo stesso nome, quindi faccio file e vado a farmi un bel salva, però non da qua, ma dal programma file salva, middle sfuma, ok, salvo, così lo sostituisco. Se c'è il file, sì, ricordo che facendo questo poi non ho più l'originale, quindi tenete conto sempre di avere poi una copia del tema pronta per l'uso se poi facciamo pasticci. Adesso vado con i FileZilla e la trasferisco. Allora, vediamo un po'. Vedete qua, 17:22 proprio adesso, vado qua e vado a metterla dove? Nel tema del corso VP, quello che sto gestendo io, vado in tema PASO 2011, ok? Poi devo andare in images, pratica dove c'era già questo middle sfuma, vedete che c'era qua, lo prendo e lo trasferisco, sostituisco, ok. Andiamo a vedere l'effetto, se ho fatto giusto. Vado a fare un refresh, ecco qui. L'ha preso soltanto dove era esattamente nel UL. Siamo riusciti. Adesso andiamo a beccarci invece di vedere dove troviamo quest'altro qua. Che evidentemente, eccolo qua, scusate, devo soltanto attendere che si riproducesse un aggiornamento. A un certo momento temevo che ci fosse magari un duplicato di nome con nomi diversi per dover cambiare due volte, invece ecco che l'abbiamo fatto. Ed ecco il nostro tema rosellino. Adesso potremmo pensare di cambiare soltanto più questo, quello invece della barra sinistra. Per fare questo il discorso rimane assolutamente analogo, nel senso che vado soltanto a vedere il primo pezzo, vado a cercarlo, analizzo l'elemento e capire un po' dov'è. Vedete che tra l'altro si è cambiato anche il discorso dell'H-over, cioè quando il mouse è sopra il link. Andiamo a vedere dove poteva essere quell'altro, eccolo qua, si chiama menu sfuma. Faccio lo stesso lavoro con il menu sfuma.jpg, lo cambio, gli farò una tonalità leggermente maggiore per differenziare, oppure gli metto questa e quell'altra la faccio minore, insomma quello vedete voi in base a quello che sono le vostre esigenze. Ricordate poi soltanto alla fine di fare un controllo sui contrasti in modo che tutto funziona. In modo del tutto analogo si può fare per modificare font del carattere o qualsivoglia elemento grafico che voi volete, compreso, ma è molto più complesso perché in questo caso il tema gioca un po' sul discorso della compatibilità con diversi browser con le nostre barre laterali più o meno larghe. Insomma, quando uno poi ha un pochettino più di dimestichezza con fogli di stile può fare tutto quello che vuole. Attenzione, dovete cambiare anche questo qua sotto che non è stato messo identico a quello superiore.